presidente Pentangelo, diciamo, ha replicato le sue parole, ha detto la provincia non ha debiti ma vantiamo solo crediti. Ma chiarina, tutto non si allungano i tempi, perché quella è un election day, le elezioni erano previste a settembre. ANCI e il Ministero dell'Interno hanno deciso 28 settembre tutti insieme, quindi siamo nei tempi. La legge prevedeva entro il 30 settembre, quindi 28 settembre siamo nei tempi. Io voglio chiarire, non c'era nessuna polemica, mi pare che poi tra l'altro era Pentangelo che ha fatto una conferenza stampa annunciando una situazione complicata, difficile, drammatica, seria, aveva lanciato un giusto allarme, quindi come dire, poi non mi sembra che insomma la situazione complessiva della provincia, le società partecipate, le problematiche ci lasciano particolarmente tranquilli, del resto già ci arrivano circolari dalla provincia in cui c'è il rischio di chiusure scuole, blocco di manutenzione di strade, lo stesso Pentangelo che mi ha annunciato e annunciato pubblicamente che con una delibera aveva bloccato i finanziamenti per la manutenzione delle strade, delle scuole, quindi non ho fatto altro che rimbalzare il suo allarme. Qui noi ci stiamo rimboccando le maniche, ma non vogliamo rimanere col cerino in mano, abbiamo chiesto al governo di mettere risorse, di consentire a questa riforma così importante di camminare con gambe solide, anche perché noi abbiamo già affrontato una situazione debitoria e difficile, ci faremo carico anche della città metropolitana, ci faremo carico dei servizi, del personale della provincia, delle società partecipate, garantiremo tutto come sempre abbiamo fatto con la nostra forza e con l'unione dei sindaci, però insomma non credo che la situazione è quella svizzera che ci viene consegnata, l'ha detto del resto stesso lui, non penso si voglia contraddire. Sono sversamenti illeciti insopportabili in tutte le ore del giorno, quindi ci vuole maggiore senso civico da parte di tutti, più controlli da parte delle forze dell'ordine, è inaccettabile che vengano incendiate campane della differenziata, perché questa è una città civile, la città della differenziata, della legalità, della cultura dell'ambiente, del no al vandalismo e alla terra dei fuochi, quindi che si devono impegnare tutti per prevenire e reprimere questi comportamenti odiosi e inaccettabili. Noi non molliamo perché il 90% dei napoletani è fatta di persone per bene che rispettano l'ambiente, fanno la differenza, anzi vogliono farla sempre di più, ci chiedono giustamente sempre di più, quindi questi pochi criminali vanno individuati e colpiti. Beh, io devo dire, mai come quest'estate siamo pieni di iniziative a Napoli, io stesso da sindaco e con me gli assessori, i consiglieri comunali, facciamo difficoltà ad andare ovunque e qualcuno ci rimane male. Napoli sarà piena di iniziative nel centro, nel lungomare, in tutte le municipalità. Poi è chiaro, si può e si deve fare sempre di più, ma insomma, anzi, ogni anno, almeno da quando io sono sindaco, Napoli è viva, ci sono iniziative culturali, musicali, quindi veramente sono polemiche che non comprendo. Tra l'altro quest'estate c'è l'assessorato ai giovani che sta facendo cose encomiabili, al turismo, alla cultura, c'è il forum delle culture che sta entrando nel vivo. Insomma, quindi non c'è nessun motivo per fare polemiche, si sta cercando di fare di tutto con pochissime, diciamo così, risorse economiche, ma con una grande partecipazione dei cittadini e delle associazioni e devo dire anche degli imprenditori della nostra città.